Oh no! Che mi è successo? Questo caricatore è troppo noioso. Prendi dell'argilla leggera, stendila e arrotolala creando una piramide. Crea piramidi di diverse dimensioni. Ora prendi il caricatore e rivestilo di argilla bianca. Attacca al centro un pezzo ovale liscio di argilla e incollaci attorno le piramidi. Attacca le corna e crea una faccina carina. Beh, il tuo caricatore a pecorella è pronto! È troppo carino! Ora sì che va meglio! E ora prendi un paio di bicchieri di plastica e un tubo vuoto di carta igienica. Crea dei fori nei bicchieri delle dimensioni del tubo. Inserisci il tubo. Crea un taglio rettangolare. Poi prendi della vernice acrilica e dipingi il pezzo di bianco. Taglia una palla da ping pong gialla per fare i tuorli e mettine una metà per tazza. Ora prendi un pezzo di gomma piuma, ritaglia un paio di toast. Disegna le croste. E delle faccine kawaii! Mettili sui bicchieri. Metti il telefono nella fessura. Accendi la tua canzone preferita. La adoro! Un amplificatore è esattamente ciò che volevo. C'è solo un problema. Mi è venuta fame. E ora prendi la gomma piuma e una protezione per cavi. Ritaglia dei pipistrelli. Ripassa il contorno con un pennarello indelebile. E disegna gli occhi solo su una figura. Colora di nero il secondo pezzo. Poi prendi i glitter, un pezzo di plastica e un pezzo di carta da forno. Posiziona la plastica sopra la carta. Versa il glitter e mettici sopra il pipistrello. Copri e stira. La plastica è sigillata con il glitter all'interno. Aggiungi un po' di glitter all'altro pezzo. Incolla il pipistrello sulla protezione per cavo e mettilo nel caricatore. Questo telefono ha bisogno di un eroe, Batman! Il caricabatterie è sotto la protezione di Batman. Hai un vecchio stampo in silicone strappato? Non buttarlo via! Disegnaci sopra una zampa. Ritagliala. Prepara un'altra zampa. Prendi l'argilla leggera e crea un paio di cuoricini e quattro piccoli cuscinetti ovali per ogni zampa. Incolla i pezzi sul silicone. Prendi le tue cuffie e incollaci sopra le zampe. Fatto! Le cuffie sono così carine! Per questa idea prendi un vecchio cinturino e un tappo di sughero. Taglia una parte del tappo con il cutter. Crea due tagli, uno nella parte inferiore e uno al centro del cerchio. Incolla un magnete al centro e il cinturino con magnete sul taglio sottostante. Dipingi il tappo di sughero del colore del cinturino. Disegna una faccia ammiccante con un pennello sottile e incolla una collana di pompon. Attacca i magneti. È della misura perfetta per le cuffie e niente grovigli! E ora prendi una cover per telefono e della vernice. Dipingi lo sfondo di un colore. Prendi lo slime e un palloncino. Taglia la parte stretta. Versa lo slime all'interno del palloncino. Chiudilo in modo che lo slime non esca. E incollalo al centro della cover. Poi prendi una penna capillare e un pennarello. Disegna piccoli occhi. Un ampio sorriso e le zampe. Crea ali e piedi con i pompon. Prova l'anatra antistress. Adora farsi grattare la pancia. È così carina! E ora prendi dei bastoncini di plastica. Sistemali in una forma come questa e incollali insieme. Attaccane sopra un altro pezzo. Incolla due piedini per creare una cornice. Poi ricopri il pezzo con pelliccia finta e crea zampe soffici.
Incolla un pon-pon come testa, avvolgilo in un pezzo di tessuto bianco. Incollaci sopra le orecchie, una morbida pancia e gli occhi. Non appena la colla si asciuga, il supporto a panda è pronto. Smetti di cercare un posto in cui mettere il telefono per guardare i video. Questo supporto ti renderà semplice la vita. Le vecchie cuffie strappate possono sempre tornare utili. Taglia la spina. Prendi uno stampo in silicone. Taglialo a metà. Avvolgi la spina con una metà. Fissa il giunto con una graffetta. Prendi l'argilla leggera. E riempi il silicone. Fai una base marrone con molta panna montata. Aggiungi gli occhi e un sorriso. Quando l'argilla si indurisce, usa la spina. Deliziosa! E ora prendi un normale portacellulare, scovolini e gomma piuma. Taglia un cerchio di gomma piuma delle dimensioni del supporto. Incollali insieme. Decora l'esterno con uno scovolino. E crea un corno con il resto. Incollalo a supporto. Attacca gli occhi. Decora con glitter e perline. Disegna le gote rosse e un sorriso. Attaccalo al telefono. È davvero fantastico! La parte migliore è che è assolutamente unico. Per la prossima idea prendi un power bank, un pezzo di tessuto con pagliette reversibili e argilla marrone. Prendi uno stencil, mettilo sul power bank, disegna i contorni con la penna capillare. Incolla il tessuto sul power bank in modo che i bordi non vadano sul disegno. Copri lo spazio restante con argilla leggera. Crea una texture con uno stecchino. Incollaci sopra una faccia più chiara. Risalta gli occhi. Incolla naso, gote e occhi. Aspetta che l'argilla si asciughi. Ora non è solo un caricabatterie portatile, ma un bradipo seduto tra gli alberi ed è pronto per caricare il tuo telefono. E ora prendi un sacchetto impermeabile per telefono e gomma piuma adesiva. Attacca un foglio sul sacchetto. Taglia un rettangolo. Crea un taglio sul fondo. Poi ritaglia un cactus dalla gomma piuma verde. Incollalo alla base. Disegna una bella faccia. Aggiungi le spine. E inseriscilo nel sacchetto. Ora il tuo telefono sarà originale! Proprio come al tuo telefono, al cactus non piace l'acqua, ma non gli dispiace nuotare! E ora prendi un'unità flash. Per trasformarla, prendi alcuni stick colorati di colla a caldo. Rimuovi il tappo. Taglia gli stick in piccoli pezzi delle dimensioni dell'unità flash. Copri la USB. Riempi con uno strato uniforme di colla. Prendi un pezzo di carta da forno, disegnaci sopra dei ghirigori con colla a caldo. Non appena induriti, incollali sul tappo sotto forma di tentacoli. E ora disegna una faccia per il polpo con le vernici. Punteggia i tentacoli. Attendi che la vernice si asciughi. E ora fai nuotare il tuo polpo attraverso i mari delle informazioni. Per questa idea prendi un mouse e un po' di vernice. Dipingi di bianco. Disegna un contorno viola. Aggiungi un becco a triangolo, le zampe. Dipingi gli occhi con un pennello sottile, le ciglia. Non dimenticare le gote. Prendi un pezzo di gomma piuma glitterata dello stesso colore. Taglia un cuore. A metà. E incollalo come ali. Un simpatico pinguino navigherà tra le pagine del PC. È il maestro del surf!
Ti sono piaciute le nostre nuove idee fai da te? Quale ti piace di più? Commenta qui sotto. Metti un like al video, clicca sulla campanella, iscriviti al canale e condividi il video con i tuoi amici.